Il Rouquet, un vitigno piemontese che negli anni 70 rischiava di scomparire, ma che grazie al parroco di Castagnole Monferrato di allora e alla passione di alcuni imprenditori si è ripreso, non solo ma ha ottenuto prima la DOC e poi nel 2010 anche la DOCG a difesa di questo vitigno rosso autoctono piemontese. Il Rouquet è composto per il 90% da uve appunto di Rouquet e per il restante 10% da Barbera o Grignolino. Franco Morando, direttore generale dell'azienda Montalva, era un'azienda che esisteva da decenni, però soltanto negli ultimi 10 anni che ha iniziato, diciamo, la produzione in proprio e soprattutto ha contribuito, fra le altre, a valorizzare il Rouquet. Un'azienda che nasce nel 1980, è un'azienda in cui mio nonno e la mia famiglia hanno creduto in questo vitigno particolare, il Rouquet di Castagnole Monferrato, un autoctono il quale non è ancora riconosciuto fino al 1987 con l'arrivo della DOC e nel 2010 con l'arrivo della DOCG. Noi oggi siamo qui tutti insieme a festeggiare i 10 anni dell'esternazione del brand Montalbera direttamente sulla tavola del consumatore finale. Una tavola che diventa sempre più anche all'estero. Fra l'altro il Montalbera ha una particolarità, è composto per il 90% di uve Rouquet e per un 10% a piacere dei vari produttori. Voi cosa fate? Lo statuto disciplinare del Rouquet prevede la possibilità di un taglio con la Barbera d'Asti e il Bracchetto d'Acqui. Noi abbiamo fino ad oggi, e continueremo su questa strada, a produrre esclusivamente 100% Rouquet in purezza, perché a nostro avviso già questa magnificenza di uva ha già in natura le qualità ottimali per lavorarlo in purezza. Che è poco conosciuto perlomeno in Italia. Allora spieghiamolo meglio a chi non lo conosce. Quali sono le sue caratteristiche? Vede dottore, noi abbiamo iniziato 10 anni fa e il 99% delle persone lo chiamava Rouquet. Noi adesso iniziamo finalmente anche fuori dall'ambito piemontese a farlo riconoscere come Rouquet. È un vino fantastico e quindi è già una piccola vittoria comunicativa. In questi anni, oltre alla qualità, abbiamo posto in essere anche una forte concezione comunicativa e questo ha portato che forse oggigiorno il Rouquet inizia a essere conosciuta come una delle denominazioni di rinascita dell'enologia piemontese. Le sue peculiarità sono questa grande setosità, questa grande armonia, questa grande eleganza, questi sentori che portano al concetto del petalo di rosa, dell'albicocca, quindi un vino molto versatile, un vino molto plastico che lo possiamo lavorare sia sulle versioni tradizionali che sulle sovramaturazioni, ma anche in passaggio in legno. Ed è un vino che, per terminare questa mia piccola disquisizione, che è amato particolarmente dal mondo femminile e questo giova particolarmente al pubblico giovanile. La vostra produzione di quant'è? Noi quest'anno arriviamo a circa 700.000 bottiglie in 14 vini, abbiamo 82 ettari dedicati esclusivamente al Rouquet su una compagine totale di 130. La quantità non fa la qualità, ma dà la possibilità di scegliere e di interpretare questo vitigno. Lo interpretiamo con 5 diverse etichette e solo di Rouquet arriviamo a 400.000 bottiglie quest'anno.